Buongiorno gente, oggi vediamo quanto ho guadagnato a marzo e in generale col mio canale YouTube. È una cosa veramente interessante riguardo il mio guadagno, la sua regolarità e quella degli altri YouTuber che è molto simile. Prima di iniziare vi chiederei sinceramente di lasciare un bellissimo like così che possa continuare a capire che vi piacciono questo kind of content e possa continuare a farne sempre di più. Se arriviamo a, facciamo 50, direi che faccio un altro video in argomento, ma basta che passi. No, 50 like ho deciso. E niente, se vi piace me ne rendo conto dalle statistiche, quindi fatemi capire che vi piace. Direi di andare a vedere le mie statistiche nel tempo. Come possiamo vedere, a novembre, primo mese in cui ho ricevuto la monetizzazione, erano 9,42 euro. Dicembre è salito un po', 32,74. Gennaio ancora leggermente, 45,60. Febbraio 63,22. E adesso che è marzo, siamo solo al 17, credo, 17 di marzo, siamo a 58,20. Quindi questo ti fa capire che potrà salire ancora un po', facciamo che diventerà 80, probabile, e allora lì sarà una festa, mega festa, incredibile, no scherzo. Questo per farvi notare quanto, uno, questa malattia di cui non dico il nome perché altrimenti mi levano la monetizzazione, non sta facendo assolutamente niente in termini di mercati tipo YouTube o roba del genere. Infatti c'è un parametro che si chiama CPM, che calcola il numero di soldi che devi ricevere per 1000 visualizzazioni. E a me non è variato assolutamente per niente. Wow, strano, e quindi gli investitori continuano ad investire su YouTube e a pagare gli stessi soldi per le pubblicità anche con questo gente che non può uscire. Fantastico, perfetto. Forse perché io parlo di tecnologie, quindi la tecnologia la puoi comprare anche. No, non ho idea, stupidaggine. Però strano. E poi quello che mi ha stupito è che questa cosa non sta succedendo solo a me, di avere una crescita regolare e di non avere nessuna influenza riguardo questo malattia. Per anche un'altra persona di cui ho scoperto essere molto simile a me in termini di statistiche e di numero di iscritti. Lui ne ha 3440 e io ne ho 3200, credo, una roba così. Che comunque, piccola curiosità, ho fatto un video 2 mesi, un mese fa dove vi dicevo: ragazzi, vi ringrazio tutti quanti, 2000 iscritti. E poi un mio iscritto, Samuele Serafini, mi ha fatto notare una cosa che avevo detto circa 2 anni fa. La domanda che mi avete chiesto è: mi saluti? Io allora adesso posso salutarvi, cioè adesso che siete 33 posso salutarvi. Quando sarete 1000 cosa faccio? In tutti gli speciali 3 mesi su YouTube, 6 mesi su YouTube, 12 mesi su YouTube, un anno su YouTube, devo tutte le volte dire i vostri nomi? Beh, non ce la faccio a farlo, quindi mi dispiace ma non posso. A parte questa piccola chicca, possiamo continuare. Il canale in questione, che ha 3440 iscritti, è Michele Molteni, il quale ha fatto un guadagno molto simile al mio. Infatti, lui è partito a ottobre con 38 euro, novembre con 51 euro. Sì, lui è partito un po' prima, quindi la sua curva di esponenzialità è aumentata un po' di più e soprattutto è iniziato con dei guadagni che sono di più, dei ricavi maggiori. Ma perché lui, parlando della sua azienda, di Riccardo Zanetti, che gli ha fatto fare un botto di money, immagino di quanto guadagna al mese, che poi ve lo dico chiaramente, parlare di quanto si guadagna al mese fa fare un sacco di soldi. E comunque vi dicevo, lui è ottobre 38, novembre 51, dicembre 71, gennaio 93, febbraio 133 e marzo 70, quando ha registrato il video il 10 marzo. Facciamo finta che queste le statistiche erano del 9 marzo, possiamo capire che a marzo lui farà più di 200 euro. Quindi è una cosa incredibile, signori. La mia è più una curva di regolarità. Come possiamo vedere dal mio canale, stiamo parlando di una cosa abbastanza lineare. Invece lui è proprio una curva esponenziale. Quindi YouTube ti dice: ragazzo mio, continua a fare i contenuti che fai di solito, che tanto ti facciamo scoppiare alle stelle. Ovviamente non dico tutto ciò per vantarmi, ma semplicemente per il fattore che sto per andarvi a mostrare. Infatti, normalmente, beh, prima di tutto perché me l'avete chiesto, ma poi anche perché se andiamo a vedere le mie entrate e il CPM è basato sulle visualizzazioni, come possiamo vedere, quando vi ho fatto un video riguardo le mie entrate, guardate come ha spaicato il guadagno giornaliero. Pazzesco, è incredibile sta cosa, anche se non è tanto, però si vede nettamente dal grafico, anche con numeri piccoli, ecco. Questo spike cosa sarà mai? Beh, qua avevo creato un video, beh, vendo la mia scrivania minimal e quindi avevo comprato un sacco di prodotti e credo li avessi messi nella descrizione, una roba del genere, quindi YouTube ha detto: va che ti metto un po' di pubblicità. Poi invece il video, ringrazio tutti i miei iscritti uno per uno, mi ha fatto proprio abbassare il CPM perché ha detto: ragazzo mio, te non stai promuovendo niente, quindi no money for you. E come possiamo vedere anche all'inizio c'era stata una piccola spike, lunedì 30 dicembre, quando avevo parlato dei miei guadagni per la prima volta. È incredibile.
pazzesco, sensazionale. E speriamo ci sia una nuova spike. Ve lo dirò, no, non posso dirvelo fisicamente perché devo uscire questo video, non posso fare editing al video. Vabbè, lo scriverò in un commento su. Quindi un piccolo consiglio a tutti coloro che vorrebbero iniziare a fare YouTube seriamente: iniziate a fare tanti video ora che c'è questa malattia di cui non posso dire il nome altrimenti mi leva la monetizzazione. Tutti sono a casa e non hanno niente da fare. Trovate, potete iniziare benissimo. Vi consiglio troppo di farlo e di fare tanti video. Almeno, io ci sto provando. Questo qua è il secondo giorno della serie 7 giorni con un video al giorno. Voi mi direte, wow Marco, cioè te continui a fare dei guadagni regolari fino a un certo tot e poi spike e i tuoi guadagni crescono. E poi altra spike e i guadagni continuano a crescere fino a quando che hai una crescita regolare in questo periodo e te mi dirai, ma non c'è stato nessuno spike, perché continua a crescere in modo così regolare? È strano, però è vero, infatti io non sapevo giustificarmelo, perché il CPM è basato sulle riproduzioni, quindi il guadagno per 1000 di 4,47 è sempre rimasto più o meno tale, anzi si è quasi abbassato, anzi si è sicuramente abbassato, perché c'è stato un periodo nel quale non ho fatto video. Però abbiamo avuto una stima di riproduzioni monetizzate che è salita gradualmente, non so la ragione. Quindi chiedo a voi youtubers di scrivere nei commenti, così almeno la gente qua può rendersi conto che non è youtuber e avere un caso statistico maggiore, che due persone non è che sia tanto per determinare quanto guadagnano gli youtuber, se è in crescita per tutti quanti, di scrivere i vostri guadagni nei di scrivere se vi è aumentato o no nei commenti, cioè i vostri guadagni potete anche tenerveli per voi, sono io l'unico scemo che dice questi parametri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetemi nei commenti, non lo so, qualsiasi cosa che volete, se non lo so. Ci si vede settimana prossima con un nuovo video e ciao, domani, scusate, oramai io ho la sua memoria, sta formula, e ciao!